organizzata per un nostro piacere e per un, non per soldi né per sponsor, per il piacere dei ciclisti e vedere tutti questi ragazzi che pedalano senza droghe, senza niente, sperando che vadano avanti così fino a quando diventeranno grandi e matureranno di più. È sempre un ritrovo tra amici, tra ex ciclisti che li vedi lì, che stanno preparando il nostro, diciamo, il nostro soirée, ecco. Abbiamo l'angolo caffè con le donne che servono, angolo caffè, angolo brioche, angolo pasticcini, abbiamo di tutto. Sì, tutto pronto, una bella mattinata, c'è il sole, abbiamo tanti corridori iscritti, una bella giornata, tutto è pronto, noi abbiamo fatto il massimo perché è tutto fili liscio, speriamo che vada tutto bene, che soprattutto i corridori si divertano e niente, aspettiamo la fine. Ci sono dei ringraziamenti speciali da fare? Ma senz'altro a Paolo Galbiati e a tutta la sua famiglia, perché quello che organizzano, quello che fanno per questa gara è impagabile. Ringrazio anche l'amministrazione comunale che ci ha dato una mano questa settimana a sistemare le strade, eccetera, protezione civile, tutti noi dalla società, i miei collaboratori che sono stati fantastici, guardate il viale. Sono scattato dopo il mio compagno, ho visto che guadagniamo secondi, allora ho dato tutto per guadagnare un po' e dopo sono messo giù regolare e sono arrivato al traguardo. Quinto classificato invece? Angelo Monister. Siamo partiti varie volte, ci hanno lasciato guadagnare e dopo ovviamente sono venuti a riprendermi. Dopo è partito il mio compagno Tommaso e è riuscito ad arrivare. E ogni tanto mi mettevo a interrompere i cambi e alla fine ce l'abbiamo fatta a piazzarci entrambi. È andata bene, ho visto un corridore andare in fuga e ho pensato che riuscivamo ad andare a prenderlo, ma alla fine non ci siamo riusciti, ho tentato la volata, è andata bene. La gara è stata intensa, piena di rilanci e scatti. Quando è partito, a un certo punto un atleta è partito, non siamo riusciti ad andare a chiudere,
E allora ce la siamo disputata in volata. La volata è partita molto lunga e ho provato a dare tutto, ma sono arrivato terzo. Veramente alti, sono stato coperto tutto il tempo, sono stato dietro cercando di riposare e rifiutare il più possibile. Gli ultimi 700 metri li ho presi davanti, ho fatto la volata con la mia massima potenza e sono riuscito a vincere. Dedichi a qualcuno questa vittoria? È ovvio, perché la dedico a mia mamma, oggi è la sua festa ed è giusto così. È stata una gara abbastanza tirata con delle velocità relativamente alte, dipende, certi punti scattavano, certi punti rallentavamo. L'ultimo giro, circa 3 km dall'arrivo, è scattato il mio compagno, è riuscito a prendere circa 50 metri. Dopo in volata, 100 metri abbiamo ripreso, sono riuscito a fare secondo dietro Igor. Ma bene, è stata molto dura, una gara piena di scatti. Io e i miei compagni abbiamo tentato la fuga, ma alla fine ci siamo riusciti ad entrare tutti e tre nei 10. Ho partecipato più che ospitato a questa giornata bellissima, perché ho partecipato nel senso che ho di fianco anche i due protagonisti principali di questa gara importante per la nostra città. Qui c'è la professionalità della società Brugherio Sportiva e c'è anche la grande generosità di Paolo Galbiati. Sono questi i due elementi che rendono bella questa gara per la nostra città. Franco Sardi, in conclusione. Che dire, da tutto bene, benissimo, due degni vincitori di una bellissima gara. Approfitto ancora, come ho fatto prima, per ringraziare Paolo Galbiati per l'ospitalità e per tutto quello che ha fatto e ha dato per questa domenica. Ringraziare Marco Troiano per la disponibilità del comune su tante cose, asfaltature, strade, eccetera, che sono state fatte nelle ultime settimane. Che dire, sono soddisfatissimo e do l'appuntamento a tutti gli sportivi di Brugherio il 3 giugno per l'altra nostra gara della categoria giovanissimi. Vi aspettiamo. Grazie ancora a tutti. Prima di tutto ringrazio il sindaco, il Sardi, e devo ringraziare tutte le banche che ci hanno finanziato con dei mutui abbastanza... finora ci hanno sempre aiutato, quindi speriamo che l'anno venturo
ci minaccino ancora un po', eh? Va bene, vi ringrazio tutti, ringrazio tutti quelli che sono i partecipanti e tutti gli sponsor e tutta la gente che è venuta a darci questa giornata di gioia. Via!